Ci troviamo a Mondello nella bella cornice del Palazzo Palace Hotel di Mondello, appunto, dove c'è l'importante congresso dell'AIDO, l'associazione degli allergologi, che in questo caso è siciliana e che viene rappresentata dal dottore Marcello Zambido, che è appunto il presidente responsabile di questo importante momento. Lui parlerà delle allergie anche intese come rinite allergica, ma intanto ci facciamo raccontare un po' come sta andando tutta la manifestazione. Congresso, ho voluto organizzare questo congresso perché rappresenta il mandato conclusivo del direttivo nazionale. Faccio parte appunto del direttivo nazionale, sono al sesto anno e quindi rappresenta il mio mandato conclusivo e volevo appunto organizzare questo evento. In questi anni abbiamo assistito un pochino all'empirismo dell'allergologia per quanto riguarda per esempio l'immunoterapia. Adesso abbiamo dei vaccini standardizzati, abbiamo dei vaccini che sono paragonabili a dei farmaci e che troviamo già in farmacia e con la classe A, quindi completamente rimborsabili per il paziente. Siamo passati anche alla scoperta delle anti-IgE. Le patologie allergiche sono dovute proprio a un meccanismo IgE mediato e quindi il nostro obiettivo era quello un giorno di scoprire le anti-IgE. Le anti-IgE sono state scoperte, vengono impiegate da più di 10 anni nell'asma grave, con ottimi risultati anche nei bambini a partire da 10 anni, ma quest'anno hanno avuto anche un'indicazione molto importante nell'orticaria cronica spontanea, patologia molto importante e con risultati brillanti. E infine un'altra tecnica rivoluzionaria che ha soppiantato la diagnostica allergologica, parliamo della diagnostica molecolare tramite la quale noi abbiamo potuto scoprire per esempio che chi è allergico alla pesca potrebbe avere una proteina simile, comune a tanti altri allergeni. Quindi ho paragonato anche questo mio congresso, ho voluto paragonare alle scoperte fatte nell'astronomica e nell'astrofisica nel 2015, per esempio al tempo di permanenza della Cristoforetti nello spazio, ma anche alla scoperta di una terra gemella e soprattutto all'altra faccia della Luna. L'altra faccia della Luna è quella che noi eventualmente ci proponiamo di trovare ancora in allergologia, quindi questa scoperta che ancora non abbiamo fatto. La rinite che tipo di malattia allergica è? Chi ne soffre? La rinite, diciamo che le patologie allergiche hanno un impatto molto importante, si parla proprio di epidemia allergica. Siamo attorno al 40% di popolazione che può soffrire di rinite, si parla nel 2018 di un bambino su due, quindi con grossi ripercussioni sull'ambito scolastico, lavorativo e anche con grosse ripercussioni per quanto riguarda i costi diretti e indiretti. La rinite allergica è una patologia molto importante non per quanto riguarda la rinite allergica in se stessa ma anche per quanto riguarda le comorbidità. Sappiamo appunto che se non viene curata la rinite allergica il paziente che è affetto da rinite può andare incontro a complicazioni quali sinusite, poliposi nasale, ipertrofia dei turbinati e anche una complicazione molto importante che è l'asma. Come se ne accorge il soggetto di soffrirne? I sintomi più caratteristici sono prurito al naso, starnuti ripetuti, soprattutto mattutini, ma c'è anche una secrezione acquosa nasale e anche naso chiuso, che è uno dei sintomi più importanti. È un sintomo molto importante perché può aumentare addirittura gli incidenti giornalieri, può aumentare, la stanchezza, cioè può aumentare la gente, non, in poche parole, ha una alterazione della qualità della vita. E poi ci possono essere anche dei disturbi caratterizzati da congiuntivite e anche una tosse allergica che quando è presente deve farci pensare sempre a un risentimento bronchiale, quindi deve farci pensare anche a un problema respiratorio e in questi soggetti va fatta anche la spirometria. Quindi come si cura? Volevo anche stressare un attimo il concetto sui principali allergeni che in genere sono rappresentati in Sicilia dai pollini e soprattutto da noi abbiamo la parietaria. Questa parietaria da noi ha un andamento continuo,
E quindi l'importanza è che il soggetto affetto da rinite allergica ha una infiammazione continua, quindi questo soggetto appunto non va curato al momento, ma si deve quindi curare. Non è periodica, non è, ma è costante. Non è periodica, le nuove linee guida ARIA appunto ci hanno dimostrato che non si parla più di rinite stagionale e perenne, ma si parla di rinite intermittente e persistente, proprio perché abbiamo un'infiammazione minima, quindi il paziente deve capire che questa infiammazione è sempre presente, sempre costante, e quindi le terapie sono fondamentalmente un antistaminico per via orale, ma nelle fasi appunto più perseveranti e nelle fasi moderate o gravi la terapia è lo steroide nasale, addirittura lo steroide nasale è più importante rispetto all'antistaminico. In questo caso i vaccini no? Il vaccino, allora questa è la terapia sintomatica, è chiaro che poi per prevenire tutto quello che io ho detto all'inizio, quindi un paziente che ha la rinite, per prevenire le complicazioni nasali, le complicazioni bronchiali, l'unica terapia eziologica dell'immunoterapia è il vaccino. Ricordarsi di fare il vaccino, quindi l'immunoterapia, per tempo, perché il paziente si ricorda di essere allergico in primavera, ma noi l'immunoterapia la dobbiamo stabilire per tempo. 3-4 anni di immunoterapia e il paziente non solo diciamo, ha un miglioramento dei sintomi, ma sicuramente per 8 anni, 9 anni, 10 anni, secondo studi scientifici, addirittura perdurano i benefici dell'immunoterapia. Quindi una qualità della vita che migliora. Completamente diversa, ma è l'unica terapia, i colleghi hanno fatto vedere ieri delle diapositive, i pazienti prendono il farmaco, hanno il beneficio, ma appena lo sospendono cessa tutto, con l'immunoterapia il beneficio continua, proprio ci sono dei grafici inequivocabili. Quindi cosa deve fare una persona che si rende conto di poter essere allergica in questo senso, quindi che immagina di essere allergica, la prima prevenzione, la prima cosa da fare? Sicuramente rivolgersi al medico di famiglia, il medico di famiglia deve riconoscere subito questi sintomi che abbiamo detto prima, il medico di famiglia deve poi inviare sicuramente all'allergologo, e allo specialista allergologo. No, io faccio questa polemica perché qualche giorno fa mi è successo di parlare con una signora che voleva prendere un appuntamento e mi ha detto, dice no ma io sono stata già da un allergologo, io ho chiesto ma chi è questo allergologo? Io in questa provincia questo allergologo non lo conosco, io li frequento, quindi... E lei mi ha risposto, ma non lo so, c'è scritto che è allergologo, allora io ho detto, deve esserci scritto specialista allergologo, quindi ci tengo a sottolineare che voi siete degli specialisti allergologi, che è tutta un'altra storia. Sono d'accordo, quindi lo specialista allergologo, anche perché ricordiamoci che lo specialista allergologo è quello che si occupa non solo di allergie respiratorie, ma anche di allergie alimentari, anafilassi, allergie al veleno di menotteri, e allergie a farmaci. Quindi ricordiamoci che lo specialista ha un ruolo importantissimo e bisogna appunto diversificare le varie categorie. Quindi rivolgersi allo specialista, il quale appunto effettuerà delle prove allergiche che si possono fare appunto con le classiche prove cutanee o sul sangue, e anche qua la diagnostica molecolare. Importantissimo perché la diagnostica molecolare ci permetterebbe di discriminare il soggetto che magari è allergico a più cose, questo soggetto all'inizio era un soggetto che noi potevamo dare per spacciato, cioè nel senso che non poteva fare il vaccino, invece con la diagnostica molecolare possiamo ridurre il campo delle allergie e questo soggetto può avere una dignità e può avere anche la possibilità di curarsi con l'immunoterapia. In questo caso esiste soltanto quella delle punturine, appunto, come le chiamo io in maniera dolce, oppure anche un sublinguale può essere per quelli che magari tante volte dicono ho paura di questa puntura che poi in realtà non fa nulla perché è un pizzichetto veramente insignificante, però è l'idea. Noi ormai abbiamo la possibilità di ritagliare l'immunoterapia proprio per ciascun paziente, quindi ogni fenotipo noi abbiamo il giusto vaccino. E l'immunoterapia sottocutanea esiste sempre, però in Italia questa immunoterapia ormai è stata soppiantata, abbiamo l'80% di immunoterapia sublinguale e il 20% sottocutanea. Le ultime terapie, appunto, come dicevo all'inizio, sono quelle sublinguali a tablets, quindi sono delle compresse che si mettono sotto la lingua, compresse che non vanno messe in frigorifero, quindi vaccino uguale farmaco, quindi come se fosse una medicina. E lo puoi tenere in borsa? Per si può tenere in borsa, quindi la gente che viaggia, la gente, ecco, non c'è più il problema del frigo, quindi un vaccino molto comodo, un vaccino per tutti, e tra l'altro appunto questo vaccino per le graminacee è completamente gratuito in fasciata, pochi mesi in Sicilia, quindi l'opportunità di potersi curare gratuitamente, e ci sarà un prossimo arrivo di questi vaccini particolari, appunto dei vaccini catalogati come farmaci, per quanto riguarda l'acaro della polvere. E quindi l'avvento dell'acaro della polvere sarà molto importante per i pazienti allergici.
quindi una bella speranza. Voi sapete che sul tema delle intolleranze c'è una grande discussione tra le vere intolleranze e le false intolleranze. Al dottore chiederemo anche di parlare di questo, ma intanto oggi cos'è la... Cercheremo di chiarire il concetto, la differenza tra allergia e intolleranza. Ancora c'è molta dubbi nel capire appunto la grande differenza. L'allergia è sicuramente una problematica che è molto più grave, anche per piccolissime quantità possono creare reazioni anche di gravi come l'anafilassi e quindi come uno shock anafilattico, mentre le intolleranze sono in genere dei difetti enzimatici, quindi mancando l'enzima non si possono tollerare una serie di alimenti perché i cui componenti come gli zuccheri, il lattosio o anche il fruttosio possono comportare una serie di disturbi prettamente digestivi come il gonfiore, diciamo, aria nello stomaco, difficoltà a digerire o anche la diarrea. Quindi cercheremo di chiarire questi punti, parleremo non solo di intolleranza al lattosio, la cui diciamo, problematica è dovuta alla mancanza di un enzima come la lattasi, ma anche di fruttosio che essendo uno zucchero semplice entra in un meccanismo particolare in cui praticamente l'eccesso di alcuni alimenti di cui fanno parte anche chi conduce una dieta anche più vegetariana può andare incontro anche agli stessi sintomi di cui poteva soffrire chi era intollerante al lattosio. Come si scopre l'intolleranza? Cioè il medico cosa deve fare, lo specialista allergologo? Allora, lo specialista allergologo deve intanto fare test, quelli che sono corretti, quelli che la medicina ufficiale ci ha insegnato, e deve assolutamente diffidare di quelli che sono i test alternativi che assolutamente portano fuori strada. Appunto per questo è uscito un documento condiviso di tutte le federazioni dell'ordine dei medici con la nostra società, grazie alla nostra società AITO, per quella pediatrica e della CIC, praticamente è uscito fuori questo documento in cui evita, cioè mette in primo punto proprio di evitare al paziente di andare incontro a questi tipi di test che sicuramente non portano a diagnosi precisa, ma hanno una diagnosi sicuramente ritardata con anche un pagamento in euro da parte dei pazienti che sono costretti a imbarbicarsi in quella che noi chiamiamo sindrome d'Ulisse e girare un po' dappertutto per cercare un po' la verità, che poi viene appunto data solamente da chi effettua una serie di test veramente corretti e seri. In questo caso l'intolleranza va fatta attraverso un test molto semplice che è un test al lattosio, il breath test al lattosio, è un test basato sul respiro dell'aria espirata attraverso quindi l'idrogeno che viene espirato in un paziente che è intollerante, o come alternativa viene ingerito il fruttosio che dà lo stesso una diagnosi molto più sicura e più certa. La dottoressa Beatrice Biloi invece è il presidente nazionale dell'AITO e oggi è qui a continuare il discorso dopo quello di ieri, dove lei ha fatto la lettura magistrale, a sostenere questo congresso, a sostenere l'allergologia e a parlare di tutto quello che l'allergologia può fare nella collettività dei pazienti affetti dalle allergie. Certo, in qualità di presidente appunto della Società Nazionale Italiana di Allergologi, Immunologi Clinici, Territoriali e Ospedalieri, devo dire che sono veramente molto contenta di essere qui, molto orgogliosa di quello che è stato realizzato finora dai colleghi dell'AITO siciliana e in particolare per l'organizzazione di questo congresso che si intitola proprio Update sulle malattie allergiche. Questo è un aspetto molto molto importante perché voi sapete che le malattie allergiche sono in costante aumento. Pensate che probabilmente intorno al 2020 una persona su due soffrirà di una qualche malattia allergica, quindi diventa sempre più importante aumentare da un lato la conoscenza su quelli che sono i pazienti, la popolazione generale di tutti i vari aspetti delle allergie, e dall'altro anche aumentare le conoscenze sulle malattie allergiche per gli addetti ai lavori. E questo congresso ha proprio lo scopo, l'obiettivo di fare il punto della situazione su tutte le malattie allergiche sia nel bambino che nell'adulto, andando dalla rinite allergica all'asma allergico per poi valutare anche patologie più gravi che possono portare veramente a delle reazioni a rischio per la vita del paziente come l'allergia alimentare, l'allergia al veleno di menotteri, quindi alle punture di api, vespe e calabroni, così come alle allergie farmacologiche. Per ognuna di
questi aspetti verranno affrontati quelle che sono le novità sia da un punto di vista diagnostico che da un punto di vista terapeutico. E di novità nel nostro settore allergologico in verità ce ne sono tantissime. Basti pensare che da un punto di vista diagnostico ora noi abbiamo la possibilità di individuare quali sono le proteine allergiche verso cui un paziente è allergico, e questo ci consente poi anche di avviare un processo terapeutico che in qualche modo è molto più personalizzato. Quindi è una mappa? Sì, è quasi una mappa, cioè siamo, ora noi parliamo di fenotipizzazione del paziente, cioè riusciamo a capire molto meglio rispetto a prima quali sono le caratteristiche biologiche, allergologiche del paziente per poter poi tarare una terapia che possa rispondere il più possibile a quelle che sono le sue esigenze, le sue caratteristiche. Quindi ci sono moltissime novità anche in campo terapeutico, novità che vanno da nuove terapie di combinazione sia per la rinite allergica che per l'asma allergico, per terapie biologiche efficaci per alcune forme di asma particolarmente grave, per non parlare poi di quella che è la terapia principe del paziente allergico, che è l'immunoterapia specifica, per la quale lo stesso ci sono delle novità. In particolare alcuni di questi prodotti di immunoterapia specifica sono stati riconosciuti finalmente come farmaci e quindi possono essere prescritti gratuitamente al paziente. Quindi, come vede, le novità sono molte e questo congresso ha proprio il compito di fare il punto sulla situazione. Di questo ringrazio moltissimo l'AITO della Regione Sicilia, in modo particolare tutti i colleghi e amici di questa regione. Il dottore Musarra invece ci parlerà di un aspetto molto importante che riguarda appunto l'allergologia e quale vaccino per il futuro, perché come ci ha spiegato anche la dottoressa Bilò c'è un grande cambiamento nell'allergologia, nei farmaci, e quindi vediamo che cosa ci racconta oggi. Ma intanto quello che noi vorremmo ottenere è una maggiore consapevolezza su quella che è l'importanza dell'uso del vaccino antiallergico, perché è l'unico trattamento in grado di modificare sostanzialmente la storia della malattia allergica, a differenza dei farmaci che hanno un effetto fin tanto che lo utilizziamo. Quindi nel momento in cui noi smettiamo l'utilizzo del farmaco, la patologia riprende come prima. Il vaccino è estremamente importante, però purtroppo una minima percentuale di soggetti allergici ricorre a questo tipo di trattamento. Oggi le cose sono sostanzialmente cambiate, anche perché abbiamo la possibilità di ridurre la durata degli schemi in termini di fasi di incremento, di utilizzare vie diverse. Le prospettive sono anche molto interessanti, perché con i nuovi vaccini si potranno utilizzare non solo un minor numero di dosi, ma anche rischiare di meno in termini di reazioni avverse. La garanzia di questi estratti è che sostanzialmente non solo riducono il rischio di comparsa di asma nei soggetti rinitici, ma modificano e quindi riducono sostanzialmente l'uso dei farmaci, migliorando infine la qualità di vita del paziente. Allora, chi è il paziente allergico? Il paziente allergico è il paziente che reagisce in maniera esagerata a stimoli che normalmente in un paziente non allergico non determinano alcun tipo di patologia. Quindi poi è una situazione assurda, nel senso che allergeni, sostanze normali, normalmente normali per il paziente allergico, diventano delle sostanze nocive. Per cui il paziente si trova in una condizione di dover vivere una vita in una condizione di normalità, cioè in un contesto normale, di viverla in una situazione di anormalità, cioè non potendo fare quello che fanno gli altri, non potendo stare negli ambienti in cui stanno gli altri senza rischiare di avere dei sintomi. Si accorgono subito di questo problema e capiscono che devono andare dall'allergologo, oppure fanno il giro delle sette chiese perché non sono stati indirizzati bene? Purtroppo non se ne accorgono subito, e in genere il paziente sospetta o pensa di avere qualcosa di diverso, di essere un paziente con raffreddori ricorrenti, di essere un paziente che ha spesso la bronchite, e quindi purtroppo molto spesso arrivano alla valutazione dello specialista allergologo in situazioni con quadri clinici abbastanza avanzati. Quindi questo atteggiamento del paziente a trascurarsi, l'abitudine del fai da te, l'abitudine di sottovalutare il quadro clinico, di forse consigliare da non addetti ai lavori, riduce la possibilità di intervenire precocemente e quindi di impedire che la patologia peggiori nel tempo. Io dico sempre che si legge troppo, si ascolta troppo, si capisce male.
Sì, è vero, c'è molta disinformazione, infatti uno dei nostri obiettivi, degli obiettivi della nostra società scientifica è quello di correggere questa disinformazione, fare informazione corretta utilizzando soprattutto i media, ma cercando di raggiungere soprattutto la popolazione generale, non solo gli addetti ai lavori, quindi non solo la classe medica, ma siccome proprio come diceva lei, il paziente legge e si informa, che almeno legga le cose giuste e che abbia le informazioni corrette. Cosa deve fare allora un paziente appena si rende conto che non sta bene, che la sua qualità della vita non è buona? Ecco, questa è una domanda importante. Il paziente dovrebbe senz'altro parlare col proprio medico, però se già il paziente in qualche modo riesce a ricevere un minimo di informazione attraverso anche questa opera che dovrebbe essere capillare fatta dalle società scientifiche, che lo inducano a sospettare la possibilità che quei sintomi possano rappresentare il campanello di allarme di una patologia allergica, quindi non di un banale raffreddore che ritorna continuamente, allora il paziente è bene che in quel caso vada a fare una visita specialistica e quindi valuti la sua condizione. Perché preferire l'allergologo, lo specialista, io lo sottolineo sempre, lo specialista allergologo a per esempio lo specialista otorino? L'allergologo... Perché l'impatto viene spontaneo, pensare ci avrò certo, qualche problema. Certo, è corretto, nel senso che è possibile che il paziente, avendo un'ostruzione nasale persistente, decida di andare dall'otorino. È auspicabile che l'otorino, se sospetta una patologia allergica, mandi poi il paziente dall'allergologo, cosa che in genere l'allergologo fa se riceve per primo un paziente con ostruzione nasale persistente, se sospetta che possa esserci anche una patologia di pertinenza otoiatrica, chiede una consulenza all'otorino. Quindi diciamo ci dovrebbe essere una consapevolezza da parte degli specialisti d'organo, in questo caso l'otorino piuttosto che lo pneumologo, nel caso in cui si sospettasse un'eziologia allergica di questo disturbo, chiedere una consulenza allergologica. Molto spesso c'è un fai da te anche da parte della medicina, dei medici, perché appunto non è chiara la legge, no? Nel senso uno è medico, può fare tutto. Questo fatto induce però il paziente a rimanere deluso, a deludersi della questione. Ecco, quindi come non passare da un medico all'altro, ma scegliere proprio lo specialista allergologo subito, cioè puntare sulla specializzazione? Ma diciamo che teoricamente dovrebbe essere il medico di famiglia a dare questa indicazione, perché è chiaro che il primo punto di riferimento è il medico di famiglia, quindi in questo senso la formazione e l'informazione del medico di famiglia è anche importante. Il paziente dovrebbe comunque riferire questi sintomi, ecco, non tenerseli per sé, non parlarne con l'amico o col solo farmacista, che per carità può anche dare un consiglio per risolvere il problema al momento, ma se il sintomo persiste il paziente deve parlarne con il medico, ed è il medico correttamente, se sospetta una patologia allergica, almeno questo me lo auguro, dovrebbe mandarlo per una valutazione specialistica. Come è cambiata l'allergologia negli ultimi 30 anni? È cambiata molto e si è raffinata molto, non solo dal punto di vista dell'approccio terapeutico, ma soprattutto dal punto di vista diagnostico. Oggi siamo in grado di discriminare molto meglio le sensibilità, le allergie vere nei pazienti, anche perché purtroppo l'errore commesso per tanti anni in passato era quella di basarsi semplicemente sulla positività del notissimo test cutaneo, del prick test, e sulla base solo di quello decidere, valutare le sensibilità del paziente. Oggi sappiamo bene che non basta avere un test cutaneo positivo per definirsi clinicamente allergico, ma è importante che a queste positività evidenziate con il test cutaneo corrisponda una comparsa dei sintomi nel momento in cui il soggetto si espone all'allergene a cui è risultato sensibile, e nel caso di positività multiple oggi abbiamo la possibilità di utilizzare una diagnostica molto più raffinata che la diagnostica molecolare, che ci consente di discriminare fra quelle positività quella che veramente può avere un ruolo importante nel causare i sintomi al paziente. Molto spesso il paziente ha un'allergia reattiva, ma non corrisponde nel prick test famoso, perché magari non è proprio così classificabile. E quindi come si può riscontrare in questo paziente che non risulta ai test allergico? Come si può aiutarlo che invece c'è qualcosa che non funziona lo stesso? Sì, si tratta di pazienti che hanno una forma di iperreattività aspecifica in questo caso, nel caso in cui tutti i test diagnostici, anche quelli più raffinati di cui parlavo prima, sono negativi, ci troviamo di fronte a un paziente che ha una sintomatologia diciamo simile allergica, cioè gli stessi sintomi che possono essere bronchiali o nasali, la cui causa però in questo caso non è un allergene. Allora in questo caso ovviamente non si utilizzeranno i vaccini, perché il paziente non è clinicamente, non è un allergico vero, ma si utilizzeranno dei farmaci molto adatti a modificare questa iperreattività di tipo non specifico.
quindi anche per loro la speranza c'è. Sicuramente sì. Il dottor Paolo Malaguarnera è il responsabile e quindi direttore scientifico di una azienda farmaceutica che non diciamo perché non facciamo pubblicità, però che ci parla della capacità dei vaccini. E allora, il vaccino o l'immunoterapia specifica è l'unica terapia che mi cura le allergie, ma direttamente alla causa, non sul sintomo, a differenza di tanti altri farmaci che oggi sono utilizzati e efficacissimi, ma sul sintomo e non sulla terapia causale. In questo momento cosa sta cambiando? Allora, intanto in questo momento sta cambiando tantissimo anche nel campo dell'immunoterapia, e il dottor Zambito mi può dare ragione, anche perché man mano si vanno a cercare delle terapie con meno effetti collaterali rispetto al passato, e si parla di polimerizzati che ne esistono in commercio diverse, ma con le frazioni maggiormente allergeniche. Infatti noi come azienda in questo caso abbiamo una frazione dell'alternaria A1, cioè la frazione della proteina maggiore che dà più allergia, e ci distinguiamo soltanto in questo, ma poi per quanto riguarda l'immunoterapia è all'avanguardia. Il dottor Riccardo Asolo, che tra l'altro cura la rivista internazionale dell'AIDO, oggi in questo importante congresso parlerà di tutte quelle che sono le intolleranze alimentari, per sgombrare il campo dalle finte intolleranze che molto spesso medici senza scrupoli, perché purtroppo non sono soltanto gli stregoni, a volte ci si mettono anche i medici, fanno questi test alternativi dove c'è tanta pubblicità, la troviamo in internet in modo particolare, ma addirittura adesso è arrivata anche in Facebook, a me arrivano tante richieste con i numeri di telefono, che poi per giunta i medici manco possono metterlo perché è un reato, e quindi adesso noi dobbiamo sgombrare il campo e dobbiamo dire quali sono veramente queste intolleranze alimentari. Purtroppo c'è stato negli ultimi anni un grandissimo battage pubblicitario su queste presunte intolleranze alimentari, purtroppo si tratta quasi sempre di business totalmente privo di fondamento scientifico. Sarebbero i test alternativi, noi lo diciamo. I cosiddetti test alternativi. In realtà non ci sono test che sono in grado di identificare, diagnosticare la presenza di intolleranze alimentari, se vogliamo escludere la celiachia e l'intolleranza al lattosio, che invece hanno delle metodiche diagnostiche che sono validate dal punto di vista scientifico. Quindi sono le uniche due che possono essere realmente riscontrate, con test scientificamente validati, mentre nel caso di altre intolleranze bisogna necessariamente procedere con diete di eliminazione, test di provocazione, preferibilmente fatti in doppio cieco e controllati con un placebo, per poter arrivare a una diagnosi. Quindi le intolleranze alimentari verosimilmente esistono. No, scusi se la interrompo, perché su questo campo voglio insistere molto. Molte persone mi dicono: ah, ma io sto bene dopo che li ho fatti. Certo, gli hanno tolto tutto, non possono mangiare più nulla. Poi c'è sicuramente questo aspetto, che tenga conto che un terzo della popolazione adulta normale ha un'intolleranza al lattosio per una insufficiente produzione di lattasi. Quindi togliere il latte a un adulto quasi sempre determina un miglioramento della situazione dal punto di vista gastroenterologico, e sicuramente si fa facilmente una cosa favorevole al paziente. Il problema è che c'è anche un effetto placebo, che è molto... Il convincersi. Poi purtroppo c'è anche il paziente ci mette del suo, nel senso che alla gente piace sentirsi dire quello che vuol sentirsi dire. Quindi quando trova qualcuno che accondiscende a quello che è la convinzione di base del paziente, loro sono contenti. Però in realtà non stanno facendo il loro bene. Bisogna... Anche alla tasca, soprattutto alla tasca, cioè oltre che dal punto di vista sanitario, perché intanto si vedono delle situazioni anche dal punto di vista sanitario piuttosto compromesse a causa di queste diete formulate in maniera totalmente acritica dal punto di vista scientifico, si spendono un sacco di soldi inutilmente. Io il suggerimento che posso dare al pubblico è quando si ha
il sospetto di soffrire di qualche problema di tipo intolleranza alimentare o allergia alimentare, rivolgersi sempre alla struttura pubblica, perché nella struttura pubblica c'è sempre la possibilità di fare diagnosi e c'è probabilmente il personale che ti dice quello che si può fare e quello che non si può fare. Quando dice la struttura pubblica intende anche dire trovare lo specialista allergologo e non qualunque sia. Lo specialista allergologo, ma può essere anche, per esempio, per le forme di intolleranza gastrointestinale, il gastroenterologo, cioè non, o anche il dietologo. Sì, cioè, che collaborano. Collaborano, certo. Quindi ci vuole un approccio multidisciplinare che permetta di mettere a posto la situazione del paziente. Non ci sono soluzioni miracolistiche come quelle che vengono propagandate in giro. Allora, cosa succede quando una persona, al di là del lattosio, che abbiamo detto che è facilmente riscontrabile, così come la celiachia, perché ci sono due test scientifici che immediatamente danno riscontro, per tutte le altre tipi di intolleranza, e il paziente come si può muovere? Ci sono degli studi fatti soprattutto in Australia da un gastroenterologo che si chiama Peter Gibson, che ha dimostrato che molte persone soffrono della cosiddetta intolleranza ai FODMAP. FODMAP, che è tradotto in italiano, è un acronimo inglese che sta per oligo di monosaccaridi e polioli fermentabili. Sono fondamentalmente dei piccoli zuccheri che necessitano per la loro digestione e assorbimento di enzimi specifici che molte persone producono in maniera insufficiente. La flora batterica. No, è la flora batterica, poi una volta che queste sostanze non vengono digerite, la flora batterica è in grado invece di fermentare queste sostanze, quindi il risultato è un effetto osmotico per cui viene richiamata acqua all'interno del tubo digerente per la presenza di cibo indigerito e contemporaneamente una fermentazione da parte della flora batterica residente che comporta poi a produzione di metaboliti anche gassosi con formazione di gas e quindi gonfiore addominale, scariche diarroiche, mal di gestione, rotazione, mal di pancia, dolori addominali, certo, tutte queste cose qua. Ci sono delle suggerimenti dietetici specifici in cui vengono suggerite degli alimenti a basso tenore di FODMAP che spesso e volentieri rappresentano una soluzione a questi problemi. Quali sono gli alimenti migliori in questi casi? Diciamo che in generale i più frequentemente responsabili sono i cereali fermentati, quindi soprattutto del gruppo del grano, orzo, avena. Invece molto meglio tollerati dal punto di vista gastrointestinale sono mais e riso, che vengono quasi sempre suggeriti. Ma c'è tutto un lungo elenco, perché poi tra l'altro... Ecco perché prolifera la pasta di mais e di riso ultimamente. È una possibilità, cioè diciamo molte persone hanno difficoltà a digerire queste sostanze, questi oligodisaccaridi. Come si accorgono? Il proprio messaggio che arriva? Dicono, vado a mangiare la pizza, mi viene una pancia che sembro al quarto metro di gravidanza, esatto, e mi sento dei grandi borborigmi intestinali, spesso devo correre in bagno. Questo può avvenire in generale con alimenti di origine vegetale, quasi sempre l'unico alimento di origine animale invece che contiene un FODMAP è il latte, perché contiene il lattosio, che può agire esattamente nella stessa maniera. Insomma. Quindi non è celiaco, nonostante che ha una reazione come il celiaco. Sono dei non celiaci, però hanno problemi con i medesimi alimenti che possono provocare problemi con i celiaci. La questione è che oltre agli alimenti contenenti il glutine, ci sono un'altra serie di alimenti di origine vegetale, tipo per esempio anche i legumi sono molto frequentemente responsabili. Noi sappiamo quando, per esempio, anche se sono buoni, fanno parte della dieta mediterranea, e poi c'è chi invece non li può tollerare. C'è qualcuno che non li tollera e quindi ha problemi di gonfiore addominale, postprandiale, oppure tende a digerirli molto lentamente, a gonfiore, insomma ci sono queste situazioni che però non rappresentano ovviamente un problema di tipo allergico in senso stretto, ma di tipo gastroenterologico fondamentalmente. E come bisogna fare allora, oltre che eliminare questi? Non c'è un altro sistema. Sono solo eliminare. Sì, cioè per esempio per l'intolleranza al lattosio esistono in commercio alcuni composti contenenti l'enzima, cioè si fa una terapia di sostituzione praticamente, cioè esiste la lattasi che si può prendere prima dell'ingerimento
sono piccole pasticchette bianche. Se sono dei, o se ho dei capsule, qualche cosa insomma che sostituisce e permette al paziente che ha un deficit di produzione di lattasi di digerire una quantità di latte abbastanza elevata. Quindi però lei mi insegna che in tutti gli alimenti poi il latte finisce per esserci, noi mangiamo un dolce e allora non è che possiamo stare sempre, mangiamo che ne so, la pasta al forno fatta con la besciamella e ci ritroviamo con lo stesso problema, quindi in quel caso proprio bisogna forse eliminarli questi cibi? Il paziente intollerante al lattosio in realtà non rischia nulla dal punto di vista di vita, cioè non è come in una situazione di allergia alle proteine del latte in cui c'è il rischio di anafilassi, qui stiamo parlando di una situazione gastroenterologica in cui uno di scelta può dire va bene, preferisco mangio quello che mi piace, però con questi enzimi sostitutivi spesso e volentieri si riesce anche a risolvere abbastanza la questione o comunque a condurre una vita dal punto di vista della qualità più normale, più vicina a quella dei soggetti che invece non hanno questi problemi. Quindi per ultimo lei cosa consiglierebbe? Affidarsi sempre agli specialisti che si trovano nell'ambito del servizio sanitario.